Siamo con il sindaco di Pescara Carlo Masci all'interno del conservatorio. Il primo cittadino ha voluto questa riunione con i parlamentari per parlare di fondi per la ristrutturazione e la valorizzazione di questo conservatorio. Sì, noi abbiamo presentato un progetto che veniva fuori da un bando ministeriale per 10 milioni di euro. In questo tempo i prezzi sono aumentati, il progetto è fatto a lotti, il primo lotto 10 milioni di euro, poi ne occorrono altri 5 per completare l'intervento. Come è stato fatto per il PNRR con l'aumento delle cifre a disposizione, si dovrebbe fare per i conservatori, che sono elementi fondamentali per la crescita di un territorio e di una nazione. Quindi questo è l'appello che io vorrò fare ai parlamentari insieme al presidente del conservatorio, perché noi possiamo avere veramente una struttura di grande qualità in un contesto già eccezionale, perché il nostro conservatorio è di livello anche internazionale. Nella stessa condizione nostra si trovano Parma, Roma, Castelfranco Veneto, diversi conservatori importanti, anche loro avevano a disposizione cifre notevoli, ma non sono sufficienti per fare il progetto che si era pensato. Quindi occorre una presa di coscienza da parte del Ministero, da parte dei parlamentari, per far sì che ci possano essere i fondi che servono per creare le condizioni affinché ci siano conservatori di grande qualità in Italia. Maurizio Di Nicola, che è il presidente del Conservatorio di Pescara, oggi questa riunione importante per trovare risorse. Sì, noi abbiamo avuto qualche anno fa un finanziamento di 10 milioni di euro che ci consentiva di realizzare un intervento migliorativo anche qui del quartiere, negli edifici della ex scuola di Via Muzzi. Purtroppo a causa del Covid e dell'aumento dei prezzi, quell'originario importo, quando siamo andati a definire il progetto esecutivo, è risultato essere inferiore alla esigenza economica. E quindi stiamo chiedendo sostegno per coprire gli ulteriori 5 milioni di euro che mancano affinché possa essere realizzato tutto l'intervento. Anche perché purtroppo il rischio è che se non riusciamo a trovare questo ulteriore stanziamento, lo stesso stanziamento iniziale di 10 milioni viene messo a rischio e quindi l'intervento potrebbe non essere realizzato affatto. Questa è la ragione per la quale chiedo ai parlamentari un'iniziativa di legge che integri i fondi a disposizione del conservatorio, e lo chiedo perché una cosa simile è già stata fatta per i fondi PNRR, originariamente finanziati, poi è arrivato l'aumento dei prezzi e quando è esploso il quadro economico per l'aumento dei prezzi il Parlamento ha fatto un'integrazione su quegli interventi concedendo un 30% in più. Sostanzialmente è quello che chiedo, che i parlamentari portino in Parlamento all'esame del Ministro e di tutti gli organi coinvolti per consentirci di mantenere fede al cronoprogramma che abbiamo, che chiede di chiudere l'intervento nel 2026 e però darci modo di partire, perché senza l'intera copertura non possiamo partire.